L'inaugurazione, bella come l'abbiamo sempre conosciuto, un grande spettacolo in piazza 20 settembre, è prevista per il 26 di novembre e Fano accenderà la sua città con mercatini nell'area del Pincio, con una serie di spettacoli che avverranno tutti sabati e domenica in piazza 20 settembre, con una magica via dei presepi che partirà dal presepe dei Maestri Carristi che è presente nella zona Pincio, con il presepe di San Marco che è un'istituzione nella città di Fano, col presepe del porto per raccontare la marineria che a Fano è molto forte, e con tutta un'altra serie di progetti. Avremo il Capodanno, avremo l'evento della Befana e avremo altre cose, altre novità che racconteremo proprio i prossimi giorni, perché in questo momento stiamo attendendo, a seguito di una manifestazione di interesse, chi sarà il braccio operativo dell'amministrazione. Gli anni scorsi è stata la Proloco di Fano, ma noi, come è giusto fare, abbiamo aperto una manifestazione di interesse per capire chi opererà a seguito del progetto che ha portato avanti l'amministrazione, e insieme loro detteremo anche importanti novità che racconteremo i prossimi giorni. Per cui nessuna preoccupazione, l'amministrazione comunale ha stanziato i fondi anche quest'anno per il Natale e per rendere bella la città come sempre attrattiva, come tra l'altro so che sta facendo tutta la provincia di Pesaro Urbino, perché è un Natale che non ti aspetti, che deve servire per portare tutta Italia in questo territorio, e Fano ovviamente vuol portare le persone che verranno in questo territorio a conoscere bene la propria città.